è considerato a ragion veduta uno dei migliori in assoluto nel suo ruolo in tutta l'America Latina. Un giocatore sul quale ha visto molto bene Pierpaolo Marino, ma che nel calcio italiano, grazie al lavoro di Edi Reia, è cresciuto davvero tanto. Espinosa ha lo spazio per controllare il pallone, lo appoggia poi per De Jesus, sul quale arriva Cristian Rodriguez. Anticipo di Cáceres ai danni di Guerrón. Nacho González trova i passi giusti, scambia con Eguren, parte González, il suo destro, Ceballos in calcio d'angolo dell'incursione di Forlán, mentre il tiro dalla distanza di González era leggibile per l'estremo difensore della Liga Deportiva Universitaria di Quito. Valencia, Hurtado imposta il capitano della tricolore direttamente fra i piedi di Godin. Bruno Silva si allarga, viene pressato da Ayovi, ci cischia troppo, regala palla agli avversari, Edison Mendes in posizione di tiro, carica al destro coi piedi Castillo. Fatto il portiere del Botafogo su un pallone che è stato deviato da Godin. Allora la battuta di Mina, colpo di testa con perfetta scelta di tempo da parte di Eguren. Ora Forlán di prima, un grandissimo pallone per Carlos Bueno che sfugge tutto, il destro di Bueno coi piedi Ceballos, poi González di nuovo verso l'area di rigore, spazzato da Espinosa. Mina capisce le sue intenzioni, Eguren che lo ferma, prova a ripartire, Suarez si appoggia a Forlán, tardivo il rimorchio di Rodriguez, allora va da solo Forlán, il suo mancino, Ceballos non trattiene, Suarez anticipato da Espinosa che mette in calcio d'angolo.